Il Partito Democratico di Andria compie il primo passo verso le elezioni comunali del 2020. Sabato sera i vertici locali e regionali hanno inaugurato la nuova sede cittadina in via Enrico Dandolo. Presenti per l'occasione la senatrice Assuntela Messina, il segretario regionale Marco Laccarra, il segretario provinciale Pasquale De Fazio, il presidente provinciale Giovanna Bruno, il consigliere regionale Sabino Zini e il segretario cittadino Giovanni Burchio. Un evento che ha goduto anche della partecipazione straordinaria del ministro Francesco Boccia. Un segnale di controtendenza rispetto al passato. Così gli esponenti del Partito Democratico locale presentano l'apertura della nuova sede cittadina che si prefigura come un punto di ascolto per insaldare il legame con il territorio e dialogare con gli andriesi, ma soprattutto come il luogo in cui costruire la coalizione di governo da presentare alla città in vista delle prossime amministrative. Niente promesse o proclami di qualsiasi genere, ma l'obiettivo del Partito Democratico andriese è garantire massima serietà proponendo figure componenti al governo di una città lacerata dal punto di vista economico e sociale. Una sfida che il PD ritiene molto difficile, ma decisa ad affrontarla nella consapevolezza delle proprie forze e capacità. Un luogo di incontro, un luogo di confronto e per il Partito Democratico un luogo nel quale si deve assolutamente costruire la coalizione di governo da presentare alla città in vista delle elezioni amministrative del 2020. È un appuntamento importante, certo non è la sede che serve per prepararsi a questo, ma simbolicamente vuole anche stare a dimostrare che c'è un cambio di passo rispetto al passato. Il PD innanzitutto esce da questa serata determinato, compatto e coscienzioso di affrontare una sfida per le prossime amministrative molto difficile, ma consapevole appunto e consapevole delle proprie forze, delle proprie capacità.